vigilia della Giornata Internazionale della Donna, il ritorno a Domodossola di Susanna Parigi. Gremito il Teatro Galletti nei giorni scorsi per il concerto della cantautrice fiorentina, appuntamento benefico ormai consolidato, voluto da Aido Valli Ossolane, Centro Servizi per il Territorio e Liceo delle Scienze Umane Antonio Rosmini. Un momento di spettacolo che ha voluto essere anche l'occasione per lanciare messaggi importanti, dalle tematiche femminili sulle quali da sempre è impegnata la Parigi a quell'estremo atto d'altruismo che è la donazione degli organi. Una serata all'insegna della bellezza dell'arte che unisce ed educa. La lingua segreta delle donne è il titolo della serata ed è il quinto album della Parigi che sul palco domese è stata accompagnata dai musicisti ossolani Roberto Holzer, Matteo Giudici, Michele Guaglio e Nicola Stranieri. La cantautrice si è ispirata al Nushu, la scrittura segreta utilizzata dalle donne del popolo Yao dopo la conquista cinese e l'introduzione della società maschilista. Una scrittura che ha dato vita ad una subcultura femminile riscoperta nella seconda metà del secolo scorso ed ora protagonista di spettacoli teatrali, libri e dei salotti Rosa Bene di Pechino e Shanghai.